Ed eccoci qui, ritornati qui su Radio Notte Stereo con 15 minuti con Elvira Napoletano. E quindi parliamo di che cosa? Parliamo ovviamente della sua figura, di quello che di buono ha sta dando fondamentalmente al popolo del Senegal, ovviamente. E quindi facciamo un brevissimo excursus, perché abbiamo preso spunto da un'intervista anche giornalistica, appunto, presa da giornale, per farle qualche domanda, per appunto per avere la possibilità di parlare con lei. Quindi innanzitutto grazie di essere venuta qui in Radio Notte Stereo, e parliamo appunto di che cosa si occupa nella vita. Attualmente mi occupo di operazioni umanitarie, sono volontaria della Onlus Avellino per il Mondo. Stiamo portando avanti un progetto di un ambulatorio e di un ospedale in un villaggio del Senegal. Il villaggio si chiama Tidelli, si trova al sud del Senegal, ai confini della Guinea-Bissau. Quanto distante dalla capitale? Diciamo che ci mettiamo circa 12 ore con la macchina per arrivare dalla capitale al villaggio. Perché quando mi è stato raccontato, ovviamente la distanza in ore, di 12 ore, però ovviamente in generale, perché viene coperto per la maggior parte fuori strada, non esatto, asfaltato. E quindi non si ha la possibilità di viaggiare comodamente. Esatto. E dalla conversazione che c'è stata precedentemente, ovviamente, abbiamo parlato del fatto che tutta questa esperienza proviene da suo padre, in parte. Dalla figura di mio padre, sì. Lui è stato, oltre che un professore di storia e filosofia, insegnante di vita, impegnato molto nel sociale. E lui era un assiduo frequentatore del, diciamo, quotidiano della bottega solidale che era alle spalle del palazzo vescovile. Con la frequentazione di questo abitante del villaggio di Telli è nato questo progetto, che è iniziato però portando un'ambulanza a gennaio del 2022. Abbiamo consegnato come primo step questa ambulanza. Sono andata nel villaggio e mi sono resa conto che non bastava solo l'ambulanza, ma occorreva un presidio sul posto, un presidio sanitario sul posto, per dare i primi soccorsi, le prime il primo aiuto, aiuti fondamentali soprattutto ai bambini, che da subito è stato tra l'altro importante, perché come mi raccontava il primo bambino che ho conosciuto dopo che ho portato l'ambulanza, dopo qualche mese ha avuto necessità di questa ambulanza perché è caduto in maniera molto forte, ha battuto la testa ed è stato soccorso grazie alla mia ambulanza, la nostra ambulanza. E quindi che cosa è scattato nella sua testa, appunto a livello emozionale, dal racconto di quello che era un amico di suo padre, sì, di Fode? Sì, che esatto. Cosa è scattato? Vabbè, è scattato il mio senso di voler dare una mano e aiutare persone che vivono delle grosse difficoltà, e quindi ridare appunto dignità a un popolo che ha bisogno di una grande assistenza, e di assistenza sanitaria ma anche umanitaria, ecco. Quindi infatti il nostro progetto si chiama L'Africa Chiama, e ridiamo dignità al popolo senegalese. E come si fa in parole, per quello che è possibile ovviamente, perché anche parlandone prima ovviamente si è colto anche dalle sue parole, e si è colto ovviamente quanto non sia possibile per una persona che non viva queste esperienze comprendere il terremoto nell'anima, che ho anche letto nell'articolo che le riguarda. Come è possibile in parole dare una vaga idea di come ci si può sentire di fronte, dinanzi a questa realtà che è tanto lontana da noi? Assolutamente, completamente diversa dalla nostra. Noi, tu entri in un mondo completamente sconosciuto, dove non ci sono gli agi di una vita occidentale, e dove si vive in maniera molto primordiale. Quindi io, soprattutto quando vedo i bambini, da madre io mi medesimo e immagino, da madre occidentale, no, vedere questi bambini
che possono avere una febbre, un qualunque piccolo malessere, noi sappiamo che ci possiamo rivolgere al pediatra di base, o per dire andiamo in farmacia o al pronto soccorso. Là non esiste tutto questo, e quindi c'è la necessità, cioè io ho sentito da madre la necessità di dare un supporto a questi bambini e alle donne che partoriscono, perché poi là ci sono tante donne che partoriscono e che per arrivare in ospedale ci stanno 70 chilometri, ma 70 chilometri come racconto io sono di ore, non sono 70 chilometri di autostrada nostra, quindi dare un aiuto in loco. Ecco, è una cosa molto importante, perché ogni volta che si interfaccia con questo tipo di realtà si pensa a donazioni delle quali ovviamente però non si ha concretezza, dice ma i miei soldi o che il mio aiuto fanno? Che fine fanno? E invece noi parlavamo proprio di concretezza, esatto. E del suo messaggio, della serie tu mi dai una mano, mi dai la pittura, qualsiasi cosa, euro. Vieni con me e ti faccio vedere dove sono andati, esatto, a finire. Sì, l'appello che io faccio e che dico sempre: chiunque volesse venire e a verificare e anche ad avere un'esperienza di vita, perché un'esperienza di vita molto forte che ti cambia completamente, può unirsi a noi e venire a vedere che quello che io descrivo e quello che faccio vedere con i video, le foto che racconto, nei fatti è così. Per cui sentire anche le persone soddisfatte che la donazione che vanno a farci, loro la vedono realizzata, perché ecco, molti di quello si lamentano, perché dice vabbè noi doniamo, però poi non vediamo il frutto della nostra donazione, cosa che con noi invece... Ovviamente chiedersi che cosa potrebbe essere utile è riduttivo, perché potrebbe essere utile veramente qualsiasi tutto. Cosa, ma che cosa effettivamente allora, potrebbe essere quasi più utile del resto? In questo momento stiamo cercando attrezzature sanitarie. Ovviamente chi vuole donare, donazioni le si fanno sul Liban dell'Onlus Avellino per il Mondo, perché ci servono ancora soldi per completare questa struttura, che sta già in una buona fase, quindi diciamo che dobbiamo... Constatabile, ricordiamolo, sì, per tutti coloro che volessero constatare sì. la cosa, ovviamente, e volesse fare un'esperienza di vita, è possibile ovviamente raggiungerci. Si contattano la Onlus o contattano me, per chi mi conosce, insomma, infatti anche dopo l'articolo ci sono state delle persone che mi hanno contattato. Che speriamo qualcuno possa contattare anche dopo il nostro programma. Anche la radio possono contattare. Quindi uno per capire quello che stiamo facendo, due per darci una mano, in base alle proprie possibilità ovviamente. Quindi l'appello è rivolto a tutti, anche alle grandi strutture sanitarie. Io quello che racconto, dico, a un macchinario che per un'azienda nostra è obsoleto, da loro diventa di primaria importanza. E quindi, parlando anche di medici, raccontava precedentemente sì. di un'esperienza che tra l'altro sarà anche possibile sì. vivere il 20, settimana sì, prossima. Sì, faremo alla città ospedaliera, ci sarà la presentazione del progetto e la donazione del libro scritto dalla Rosanna Dattoli, che era la moglie del dottor Mariani, medico del pronto soccorso di Avellino, il cui sogno era quello di venire appunto in Africa a fare il medico missionario dopo la pensione, cosa che purtroppo non si è verificata. Quindi Rosanna, che ho conosciuto e ha conosciuto il mio progetto, ha deciso di donare il libro, la vendita di questi libri, alla nostra missione. Ecco, e quindi il 20 dicembre alle 15:30 presso l'aula magna della città ospedaliera ci sta questo convegno, dove si presenterà ulteriormente anche con un video dove faremo vedere quello che è stato fatto, quello che si dovrà ancora fare e si deve realizzare. Quindi chi volesse venire, ecco, noi quindi vi aspettiamo. Esatto, e colgo anche la palla al balzo per chiedere se ci sono effettivamente dei progetti ci sono, sì. Che cosa si sta realizzando oltre a questo settore ospedaliero con questi padiglioni? Mi parlava anche di un settore cinematografico, quindi sì, che verrà poi messo
verrà costruito, affiancato alla pediatria. Ci sarà anche questa, per i bambini del reparto di pediatria verranno messi a disposizione dei DVD con delle favole in lingua francese, perché lì sono bilingue in francese, e quindi verrà allestita anche una sala cinematografica per i bambini del reparto di pediatria, perché oltre alla parte sanitaria è bello curare anche la parte, diciamo, ludica per, ludica i, bambini, per i bambini, che è importantissima. Infatti io ho fatto richiesta a chi è possibile anche di giochi da allestire all'esterno della zona, appunto, sì, tipo scivoli, dondoli. Dice, vabbè, ma che cosa servono? Serve anche questo. Un'altra domanda, appunto, sempre ritornando ai donatori, a coloro che fondamentalmente hanno dato una mano. C'è qualcuno che appunto ha in programma effettivamente di seguirla, sempre restando nell'ambito della concretezza. Ha detto che qualcuno aveva l'idea anche di... Sì, ci stanno persone. Vabbè, già abbiamo un volontario che verrà sicuramente quando partirò io, tra fine gennaio e inizio di febbraio, in base alla partenza del container che stiamo preparando, che io seguirò il container. Sì, ci sono delle persone che vorrebbero seguirmi. Noi siamo contenti, però li prepariamo prima, perché non è un viaggio, ovviamente. Non è un viaggio semplice. Sia dal punto di vista sanitario, ma manco a dirlo, sì. Ovviamente. No, ma anche proprio dal punto di vista pratico, perché ovviamente. Io lo racconto con molta semplicità, ma in realtà... Data la sua, ovviamente, il suo impegno, la sua capacità. Sì, perché, esatto. Perché non io è niente di semplice. No, non è affatto un viaggio semplice, quindi... Chi ci vuole seguire deve essere preparato non tanto dal punto di vista sanitario, ma proprio far capire le difficoltà a cui va incontro, perché non è che ci si può andare via come si arriva dalla sera alla mattina. Esatto. E cosa, un esempio che ho avuto piacere ad ascoltare e che fa riflettere, quello di una doccia. Quanto, sì, ad esempio, ecco, per dare l'idea delle condizioni di vita di queste persone, ovviamente una doccia, di che cosa si tratta? Potresti fare una doccia? Devi vedere, controllare innanzitutto se c'è l'acqua. Puoi anche rimanere insaponato perché all'improvviso ti va via l'acqua fredda, ovviamente. Qualcosa che a noi fredda. Fa in parte sorridere, sì. E che in quelle condizioni, ma questa, però è una delle cose delle più piccole, piccole cose banali, come pure per esempio l'alimentazione. Tu là si mangia tutti insieme in questi grandi contenitori di acciaio. Ovviamente non è la nostra alimentazione, quindi è sempre a base di riso e i prodotti loro della terra sono, ecco, quelli che sono quelli là, messi a disposizione. Messi a disposizione, e quindi ci si deve adattare anche dal punto di vista alimentare. E quindi non è facile sotto tanti aspetti. Ecco. E quindi per concludere, ovviamente, sì, quello che lei ha chiesto sin dall'inizio, di poter fare un ringraziamento dovuto, sì, al programma di Mente Fredda, che va ovviamente a inizio settimana. E quindi lei voleva ringraziare chi in particolare? Voglio ringraziare Cesare Vendre, che ha fatto l'appello al presidente della Bellizzi, dei Bellizzi Calcio, chiedendo di donarci le divise della squadra, perché in questi villaggi loro giocano a calcio e sono neanche molto a dirlo bravi. Sono andati anche al mondiale, esatto, e sono molto bravi. Anche da profana ti posso dire, le condizioni in cui giocano sono bravi. E a fine puntata, insomma in serata, sono stata contattata telefonicamente da Alberto Belfiore, il quale mi ha confermato che mi farà la donazione di queste divise. Il giorno dopo ha detto: io non te le vado già a ordinare, quindi nel giro di una settimana. Che e anche bello. A lui ho fatto l'invito, ho detto: guarda, se vuoi venire a farti un giro in Senegal, non sei il benvenuto, ci organizziamo, non c'è problema. E quindi anche fatti dovuti ringraziamenti, noi, esatto, ovviamente ringraziamo anche la figura di Elvira, che ci ha ovviamente ci ha resi felicissimi di questa intervista, la prima di una lunghissima serie, speriamo, di interviste che seguiranno ovviamente anche nelle settimane successive. Questo con i 15 minuti con in compagnia di Davide D'Agostino e di Elvira Napoletano. È tutto, e noi ci risentiamo ovviamente come sempre la settimana prossima, sempre qui su Radio Notte Stereo. Grazie.